Valle della provincia di Frosinone offre un magnifico connubio tra natura, storia, arte e tradizioni. Lo ha visitato per noi Gemma Giovannelli. È conosciuto come la Carcassonnola San Gimignano della Ciociaria per via delle sue ben 25 torri incastonate nella magnifica cinta muraria che cinge il centro storico. Le sue tre porte d'ingresso racchiudono un dedalo di stradine e tesori. Siamo a Vico nel Lazio, in provincia di Frosinone, un vero e proprio gioiello medievale che merita di essere visitato. Questa è la chiesa di Santa Maria, la più antica, che risale prima dell'anno 1000. È stata costruita su una cripta romana, quindi festeggia la Madonna del Rosario l'ultima domenica di ottobre. Il turismo è una risorsa importante per il piccolo borgo montano, poco più di 2000 abitanti, ai piedi dei Monti Ernici. Puntiamo molto sul turismo religioso, culturale, montano, svolgiamo molte manifestazioni religiose e uniamo a questi degli eventi culinari dove promuoviamo i nostri prodotti tipici. Per quel che riguarda il turismo montano? Ci sono già dei percorsi e poi gestiamo un'oasi nel bosco che si chiama l'Oasi degli Ernici, dove dei ragazzi delle scuole vengono a respirare la natura. Vico nel Lazio, un magnifico connubio tra arte, storia e natura e tradizioni agricole. Qui si produce uno tra i migliori oli della regione. È un olio molto equilibrato per ciò che riguarda il fruttato, l'amaro, il piccante. Poi l'assaggio organolettico emana profumi, flower molto interessanti e lo possiamo abbinare sia con le bruschette che con gli arrosti. È un olio che soddisfa il nostro edonismo.